Sarà eseguita domani mattina alle 9 all'ospedale di San Donà di Piave l'autopsia sul corpo di Giuliano De Seta, lo studente 18enne di Ceggia, morto venerdì scorso in alternanza scuola-lavoro schiacciato da una lastra di ferro alla BC Service di Noventa di Piave. In mattinata è in procura a Venezia l'udienza per il conferimento dell'incarico al medico legale Silvano Zancaner, mentre la famiglia del ragazzo, assistita dall'avvocato Luca Sprezzola, ha nominato come perito di parte il dottor Davide Roncali di Mestre. Ci aspettiamo le risposte su quelle che sono le cause del decesso, ovviamente, e speriamo che sulla base del quesito fatto ci sia possibile già capire un po' la dinamica dell'incidente. Incidente che sarà poi oggetto di un successivo approfondimento da parte di un ingegnere. L'inchiesta della magistratura veneziana conta al momento 4 iscritti nel registro degli indagati: il 39enne di Salgareda, Luca Brugnerotto, amministratore unico dell'azienda, il responsabile sicurezza della BC Service, la dirigente scolastica dell'ITIS Da Vinci di Porto Gruaro, Anna Maria Zago, e l'insegnante responsabile del servizio di alternanza scuola-lavoro che Giuliano stava seguendo. Ce lo aspettavamo, ma io ovviamente in questi giorni ho parlato spessissimo con la dirigente scolastica, anche lei, davamo un po' per scontato che questo avvenisse. Del resto la gravità del fatto è assoluta ed è evidente che la procura deve ragionare a maglie molto larghe. Voglio dire, come cittadino non posso che condividere la scelta. Che ritengo seria, ragionevole, insomma assolutamente doverosa. L'aver inserito dei nomi all'interno di un registro degli indagati vuol dire semplicemente che queste persone sono coinvolte come indagate, non sono colpevoli, bisogna attendere un processo. Quindi noi non ci esprimiamo né nei confronti del titolare dell'azienda né nei confronti delle altre persone indagate. Per la famiglia, spiega l'avvocato, è urgente ottenere al più presto il nulla osta alla sepoltura del ragazzo mancato quasi una settimana fa. Difficilmente si riuscirà a fissare le esequie per sabato. Ritengo che sabato sia un po' infattibile se le operazioni termineranno domani, che è venerdì. Ritengo sia più probabile la settimana prossima, per una questione solo logistica, non che noi non lo chiederemo.